Revolutionary Training for Amazing Performance. Penso in generale sempre un po' fare un salto nel buio, fare una grande scommessa. Quando sei anni fa a 50 anni di attività nell'altro settore, ci siamo ritrovati con quest'idea, il pensiero di svilupparla, più che un salto nel buio è stato un tuffo nel buio, perché era un qualche cosa di totalmente nuovo per noi, una scommessa alla quale però abbiamo creduto subito. È stato più che un sogno, una visione di quello che poteva diventare. In questi 6 anni abbiamo corso tanto e stiamo correndo tuttora, però da quello che era un sogno è diventato neanche un prodotto, quello che pensavamo inizialmente, ma è diventato un vero e proprio sistema. Un sistema innovativo nel presentarsi in quello che può fare, ma soprattutto nella filosofia di approccio al lavoro che permette. MD nasce quasi per caso, circa 7 anni fa. Noi avevamo già la sezione sportiva come alternativa alla produzione orafa storica nostra. E un nostro cliente del settore ci chiese la realizzazione di un rullo con delle caratteristiche ben precise. Doveva essere leggero e silenzioso. Noi realizziamo il primo prototipo di Magnetic Gaze e ci accorgiamo che ha anche un'altra grande peculiarità, quella dell'estrema precisione. Quando ci siamo accorti che il sistema aveva questa caratteristica, l'abbiamo sviluppata in maniera quasi maniacale per portarla attraverso vari sviluppi dal rullo meccanico che c'era stato commissionato inizialmente al Jarvis, che ad oggi rappresenta la maturazione finale del sistema Magnetic Gaze. Il primo passo che abbiamo affrontato è stato capire fisicamente, proprio da leggi fisiche, l'ambiente su cui ci stavamo muovendo. Ci siamo rivolti all'Università di Pisa, un fisico di Pisa, e gli abbiamo chiesto l'ambiente in cui stavamo operando, e lui fisicamente, da formula, ci ha detto esattamente che cos'era l'ambiente in cui MD lavorava. Quello che è risultato dall'analisi che abbiamo fatto con l'università è che l'ambiente in cui ci stiamo muovendo è esattamente corrispondente alla pianura senza vento, con le relative risposte fisiologiche di chi utilizza questo sistema. Magnetic Gaze non è l'unico che risente di questa condizione unica. Tutti anche gli altri sistemi che simili al funzionamento di Magnetic Gaze sono esattamente in questa condizione. Questo significa che parlare di simulazione, come spesso si fa facendo riferimento a questi sistemi, è errato, perché le risposte fisiologiche degli utilizzatori corrisponderanno sempre alla pianura senza vento, mai a condizioni diverse dove incide molto soprattutto la gravità, parlando di salite, ma anche fattori come il vento, assolutamente. Ma qui è la grande differenza di Magnetic Gaze, perché abbiamo ragionato in maniera diversa. Ci siamo sganciati dal concetto di simulazione ed abbiamo considerato questo ambiente un laboratorio, potendo accedere perciò a quello che è l'allenamento, non l'utilizzo ludico di un sistema, come laboratorio di misurazione ed erogazione di carichi ben precisi e misurabili. In questo modo noi possiamo avere un approccio scientifico all'allenamento, perché abbiamo dei numeri che sono sempre uguali a se stessi e comparabili fra di loro. Noi lavoriamo proprio sull'utente, fotografandolo e leggendo le sue caratteristiche e i suoi valori, e su questi potergli erogare dei lavori estremamente misurati sulle sue necessità e comparabili per quelli che sono i risultati nel tempo. Significa poter scendere con il microscopio su quelle che sono le necessità e le caratteristiche dell'utente, potendo fare dei lavori che in esterno non sono possibili per la variabilità continua di condizioni. È possibile scindere quello che è la potenza, che è il nuovo riferimento nell'allenamento in outdoor, nelle sue componenti principali, che sono la velocità e la forza.
La forza rappresenta il vincere tutto quello che sono le condizioni esterne, perciò la gravità, il vento, gli attriti, che fuori appunto, come dicevo, variano costantemente. Qui invece sono sempre uguali a se stessi e perciò si può scendere a lavorare con dei parametri che altrimenti non sarebbe possibile affrontare. Gli utenti sono tutti, perché noi, la nostra filosofia fra l'altro è quella di, attraverso l'utilizzo di un sistema di questo genere, migliorare le proprie condizioni di benessere. Le prestazioni sportive sono una conseguenza di questo. E quindi per tutti, meno uno si conosce, perciò meno è vicino al professionismo e tanto più riesce a sfruttare queste caratteristiche. Perciò direi che è un sistema professionale, innovativo, destinato a tutti, dagli sportivi a chi fa un lavoro che è abbastanza sedentario e non ha tempo da dedicare al movimento. Noi con questo approccio in pochissimo tempo riusciamo a dare risultati importanti. Adesso abbiamo anche vinto un bando con la Regione Toscana, un bando di ricerca per portare questa tecnologia addirittura in riabilitazione biomedica. Perciò tutti coloro che hanno avuto problemi a livello cardiovascolare, di diabete, problemi legati alla riabilitazione post-trauma, problemi di obesità, possono sfruttare Magnetic Days per fare movimento controllato e trarne grandi benefici. Sia con i software di gestione che la macchina, che ha praticamente possibilità illimitate di utilizzo, l'abbiamo resa disponibile anche per fare tutta la parte ludica, perciò di pseudo simulazione di cui abbiamo parlato inizialmente, da parte degli utenti. Perciò può essere utilizzato sia come laboratorio che come strumento ludico. Magnetic Days naturalmente può essere gestito in autonomia, però visto che per fare questi movimenti controllati serve a monte di sapere quali devono essere i movimenti e che quantità di movimento, perciò abbiamo creato un sistema di professionisti che riescono a sfruttarne, con questa nuova filosofia di cui parlavamo prima, le qualità. Tutto questo è possibile non in centri o in palestre, ma è possibile direttamente a casa dell'utente, perché abbiamo creato un cloud per la trasmissione dei dati in tempo reale, che permette il contatto a distanza dell'utente con i nostri professionisti. Perciò noi riusciamo, con questo sistema creato, a erogare questi lavori di qualità direttamente a casa dell'utente. Da quello che era un sogno è diventato neanche un prodotto, quello che pensavamo inizialmente, ma è diventato un vero e proprio sistema. Un sistema innovativo nel presentarsi, in quello che può fare, ma soprattutto nella filosofia di approccio al lavoro che permette. Usiamo vari tipi di test per analizzare il nostro atleta, di qualsiasi livello esso sia, e su questo tengo a puntualizzare. Abbiamo diverse modalità per capire quali sono, diciamo, i numeri, le potenzialità che accompagnano l'atleta, sia da un punto di vista appunto potenziale, numeri di riferimento, quanto soprattutto di caratteristiche. I primi test, diciamo, di approccio sono i test forse più semplici, ma che già ci danno notizie importanti, sono i test incrementali. Noi usiamo due tipi di test incrementali, protocolli che abbiamo sviluppato anche in collaborazione con l'Unità di Verona, che ci danno già di base delle indicazioni importanti di quello che poi andremo a fare. I nostri test ci danno tante caratteristiche. Quella più importante, che è il nostro marchio di fabbrica, è quella di avere la possibilità di capire come l'atleta genera il wattaggio. In tutto questo c'è appunto la caratteristica dell'utente che andremo ad allenare. Data la particolare condizione in cui ci troviamo ad operare, abbiamo la possibilità e l'occasione di lavorare oltre i watt, cioè lavorare direttamente sulle parti che poi vanno a comporre la potenza, da una parte la forza, dall'altra la velocità. Questo significa che tre utenti diversi, pur avendo lo stesso valore in un riferimento, in questo caso in soglia, hanno caratteristiche diverse, perché appunto diverso sarà il modo
in cui genereranno potenza attraverso l'equilibrio che metteranno tra le parti costituenti la potenza stessa, ovvero la velocità e la forza. Naturalmente, pur essendo lo stesso dato di partenza uguale, i 250 watt in questo caso, ma essendo profondamente diverso il modo di erogarli, ci saranno tre modi di allenarli in maniera diversa. Perché? Perché l'organismo ha trovato anche tre modi diversi di raggiungere un equilibrio figlio di caratteristiche fisiologiche ben definite. Ci sono tre atleti, tre persone, Marco, Luca e Massimo nel caso, che hanno in soglia lo stesso valore, 250 watt. Se ci fermiamo a questa analisi, apparentemente sembrerebbero tutte e tre uguali. In realtà il modo di sviluppare questo wattaggio è profondamente diverso. Abbiamo estremizzato da una parte 75 rpm e 32 newton, dalla parte opposta 105 rpm e 22 newton. Questi, diciamo, sono un po' i modi estremi per fare questi 250 watt. Nel primo caso utilizzeremo più forza e meno velocità, nel caso estremo molta più velocità e meno forza. Nel mezzo abbiamo messo una situazione di equilibrio. Da qui ne conviene che se ci fermiamo solamente ai watt faremo degli esercizi, diciamo, non idonei. Cosa significa? Se facciamo fare in soglia un esercizio a 250 watt a 90 pedalate per tutte e tre gli atleti, creeremo delle situazioni diverse, perché diverso è il punto di partenza. Nel caso di Marco stimoleremo a portarlo in questo valore a lavorare con più velocità e meno forza, quindi a stimolare più, diciamo, il consumo dell'ossigeno che non quello muscolare. Cosa diametralmente opposta succede a Massimo, dove allenerà più la forza a discapito del consumo dell'ossigeno. Perché? Perché punti di partenza, che è la cosa che veramente conta, sono diversi. Quindi il concetto di forza e agilità non è un concetto assoluto, ma sempre relativo. L'utente pedalerà, noi alleneremo tramite lo strumento, prendendoci le nostre responsabilità. Responsabilità ben calcolate, perché attraverso questi test, chiamiamoli esercizi, riusciamo a capire che abbiamo di fronte, quindi troviamo velocemente le armi per farlo migliorare partendo da quello che è. Abbiamo la possibilità e la necessità di testare in continuazione, anche perché per il nostro modo di vedere testare è allenare, quindi ci alleniamo testando e testiamo allenare. Quindi i nostri, chiamiamoli test, chiamiamo valutazioni, sono all'interno di un allenamento. Quando ci testiamo, in realtà ci alleniamo attraverso gli esercizi che poi ci danno l'entità del lavoro che stiamo facendo e delle condizioni al momento dell'utente. Noi allenatori Magnetis Day ci prendiamo la completa responsabilità di quello che facciamo, tanto che quando andiamo a rivalutare in successive, appunto, valutazioni e frequenti le qualità e le doti dell'atleta, andiamo a valutare anche indirettamente la qualità del nostro lavoro. Possiamo scrivere allenamenti sempre diversi, sempre divertenti, perché variano in continuazione, non faremo mai le stesse cose. Quindi anche nella varietà, nello stimolo sempre vario, c'è la qualità dei nostri allenamenti. Grazie alla particolare situazione è possibile fare tante cose che fuori non possiamo fare. Siamo partiti da qui, cioè andare ad ampliare quello che è l'offerta dell'allenamento rispetto a quello che possiamo far fuori. Grazie a questa situazione particolare possiamo fare delle cose che fuori non possiamo fare. Ecco che noi non siamo cercati qualcosa di alternativo, ma qualcosa che aggiunga all'allenamento fuori. Revolutionary training for amazing performance.